momento di valorizzazione e visibilità per dei talenti sportivi mugellani che hanno vinto sfide e raggiunto risultati ad alti livelli in competizioni regionali, nazionali e internazionali. Dal calcio alla pallamano, dall'automobilismo alle moto, dal nuoto al canottaggio, all'atletica leggera e al ciclismo, dal tennis all'equitazione, dalla boxe alla kickboxing e al rugby, dalla ginnastica artistica al pattinaggio artistico fino alla pesca. È con questo spirito che l'Unione dei Comuni ha organizzato la nuova edizione di Eccellenze dello Sport. Quest'anno è stato il secondo appuntamento con Eccellenze dello Sport, un momento importante per il nostro territorio, una festa, una vera e propria festa nella quale abbiamo un obiettivo, un compito, quello di dire bravo a chi si è distinto nelle proprie discipline sportive, si è distinto ad alti livelli, qualcuno addirittura a livelli mondiali. È un appuntamento importante perché all'interno del nostro territorio ci sono circa 100 associazioni che fanno attività sportiva quotidianamente. All'interno di queste ci sono persone che con grande dedizione, con passione, con sacrificio raggiungono livelli importanti. Per noi è davvero una gioia, una festa poter dire bravi e dire grazie alle associazioni che quotidianamente, ogni anno, offrono un'ampia gamma di sport ai nostri cittadini, soprattutto a quelli più giovani. È entrato in funzione il sistema di videosorveglianza territoriale integrato con 25 telecamere intelligenti distribuite in 14 postazioni agli ingressi e alle uscite di 7 comuni mugellani: Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio. Gli apparecchi ad alta risoluzione riescono a catturare il veicolo in transito e a leggerne la targa, anche in orario notturno. In tempo reale, dal controllo delle banche dati di motorizzazione al Ministero dei Trasporti, alla centrale operativa della Polizia Municipale Unione Mugello e all'impianto gemello al Comando Compagnia dei Carabinieri, si rivela se il veicolo è sprovvisto di assicurazione, revisione oppure se risulta provento di furto. Stamane abbiamo inaugurato questo nuovo sistema di videosorveglianza, 25 telecamere che sono collocate all'ingresso dei 7 comuni che compongono la gestione associata e che serviranno per controllare tutti i veicoli che transitano nel nostre strade, non solo per quanto riguarda il mancato pagamento dell'assicurazione o la mancata revisione, ma grazie al sistema integrato di scambio di dati anche con la Compagnia dei Carabinieri del Mugello sarà molto utile, soprattutto in casi di furti di auto, in generale di reati, per poter controllare e quindi poter fare attività di prevenzione e anche di repressione dei reati. Tra l'altro questa struttura tra qualche giorno si avvarrà anche del nuovo dirigente che abbiamo assunto all'interno dell'Unione dei Comuni del Mugello, che sarà anche il dirigente della Polizia Municipale, quindi come enti locali noi continuiamo a investire sia in uomini che in mezzi tecnologici per ovviamente dare al territorio una risposta in termini di sicurezza. L'Unione ha fatto proprio un'esigenza che ci è venuta dalla Società della Salute, quindi delle difficoltà nel poter scorrere le liste d'attesa di numerosi servizi, quindi servizi che toccano dal punto di vista proprio reale le famiglie del nostro territorio, quindi liste d'attesa sulle RSA, su tutti quei servizi di welfare leggero come l'assistenza domiciliare, purtroppo dovuto anche al fatto di tagli di finanziamenti a livello governativo, e quindi come Unione ci siamo fatti carico di provare a trovare quelle risorse per dare una risposta a questa direzione. Quindi rispetto all'avanzo d'amministrazione già del 2018 abbiamo destinato 148.000 euro proprio per questo scopo, e a questo si sono aggiunte anche alla fine dell'anno del 2018 un ulteriore incremento dei trasferimenti dei comuni, uno 0,5 euro per abitante all'interno di ogni singolo comune, quindi ulteriori 32.000 euro di risorse a disposizione per la Società della Salute, proprio per provare a dare delle risposte su un sistema, anche su dei servizi che sono sempre molto più importanti per il nostro territorio, anche rispetto al tasso di invecchiamento che vediamo nei nostri comuni, e che permetteranno alle famiglie, agli utenti, di avere nuovi servizi. Per noi il sociale è sempre stata una priorità politica e anche programmatica, dalla gestione associata dei servizi sociosanitari in avanti attraverso la Società della Salute, ma quest'anno come Unione abbiamo deciso di fare anche qualcosa in più, cioè destinare ulteriori risorse per dare servizi ai cittadini.